È uno dei cantieri più importanti del centro storico, visibile da tempo agli occhi dei cittadini che si trovano a passeggiare lungo corso 11 settembre. Nelle prossime ore, però, qualcosa cambierà. Palazzo Perticari saluterà definitivamente la gru, simbolo degli importanti interventi di restauro applicati allo storico edificio. Lavori commissionati dal patron di Xanitalia, Franco Signoretti, proprietario dello stabile acquistato ormai diversi anni fa. Insieme alla gru, tra qualche giorno scomparirà anche la base in cemento ai piedi dell'edificio, che potrà quindi tornare a mostrare integralmente la sua facciata, ora completamente rinnovata. Prospettiva e bellezza recita su Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, per annunciare la possibilità di vedere i primi risultati della riqualificazione adottata per l'importante edificio storico. Lo smantellamento del cantiere esterno però non segna il termine dei lavori. Come precisa infatti Signoretti, gli interventi proseguiranno e per parlare di inaugurazione è ancora troppo presto. Siamo arrivati finalmente a smontare la gru che ha dato tanto, tanto urto e disturbo a tutta la città e soprattutto ai negozianti del corso con i quali mi scuso per l'ennesima volta. I lavori sono stati lunghi, si sono protratti più del previsto e in ogni caso adesso è finita perché in settimana verrà tirata giù la gru e smantellata il basamento. I lavori all'interno sono rimasti quelli di carattere così architettonico, stiamo finendo i recuperi degli affreschi che sono già a buon livello, e stiamo mettendo i pavimenti e stiamo facendo, appunto, mettendo le porte, facendo tutti quegli interventi di finitura che comunque ancora prenderanno qualche mese. E tutti gli affreschi che sembravano inizialmente essere solo in alcune stanze, nella realtà, pulendo e ripulendo gli strati di vernice superficiali, sotto abbiamo trovato tante altre affreschi in tante altre stanze, e quindi pian piano abbiamo aperto tutto e abbiamo ricostruito fatto come posso dire, un restauro importante su tutti questi nuovi ritrovamenti. È comunque un palazzo privato e quindi sarà saltuariamente aperto al pubblico per delle visite, e andrà ad ospitare la collezione che io nel corso di 40 anni ho fatto, quindi ci sarà una pinacoteca personale e sarà anche un punto di riferimento per gli amanti dell'arte, se vuol dire un punto di incontro per dialogare e parlare di questi argomenti. È previsto anche un ristorante alla parte interrata, e ci sono anche due negozi che danno sul corso e poi un appartamento privato all'ultimo piano.